Salve a tutte e a tutti, oggi voglio fare con voi l'unboxing di questo pacco che ho appena ricevuto da Stilo e Stile. Lo so che è il secondo unboxing consecutivo che pubblico e forse può diventare un po' noioso, ma devo assolutamente aprire questo pacco e vedere insieme a voi cosa ho ricevuto. Quindi andiamo ad aprire, poi farò le recensioni di quello che avete già visto nel video unboxing precedente. È quello che c'è in questo pacco, però oggi vediamo solo il contenuto, quindi sarà molto veloce l'unboxing. Come vedete è una penna prodotta dalla Leonardo Officina italiana per Stilo e Stile, quindi questa penna è stata prodotta appositamente per questo rivenditore. È una edizione limitata, più precisamente la MiCart, è stata prodotta in 223 esemplari. Non so se sono penne numerate o se c'è un certificato che ci dà la numerazione di questa penna, però lo vedremo tra poco. Il cartonato è stato personalizzato per Stilo e Stile e soprattutto per questa penna, mentre la scatola, poi una volta tirato fuori, è la classica scatola nera della Leonardo che abbiamo già visto in altre occasioni, e anche il cofanetto, il classico cofanetto che troviamo per tutte le Leonardo. Questo è il certificato di garanzia, e qui c'è un ago che avevo già visto nel video presentazione, però lo vedremo meglio durante la recensione. Però questa è una cosa che mi piace molto, non sto qui a parlare adesso di quest'ago, però lo vedremo in futuro. Questa è la penna, non è numerata direttamente sul fusto, però ci sta questo cartellino che ci dice che è un pennino extra fine, come sempre, e ci sta questo 82 che presumo sia il numero della penna. Adesso vediamo tutto. Questa è la penna MiCart, come vedete Leonardo per Stile. Ah no, è numerata, questa è una cosa che mi piace molto. Leonardo per Stile Stile 82 di 223. Questo è importantissimo, almeno per me, avere un'edizione limitata, però numerata e non senza numero. Poi vedremo nel dettaglio anche questa piccola scanalatura, perché è stata fatta una versione di questa. È una Momento Zero, non stiamo parlando di una penna nuova, è una classica Momento Zero, però è stata ridotta all'osso, è davvero minimal, non c'è il minor numero di verette, non c'è il fondello che si può svitare. Proprio per questo hanno messo quest'ago. Non, anzi no, non l'hanno messo per questo, adesso vi dico perché. Andiamo a vedere all'interno, ci sta il converter sempre della Leonardo, perché è una penna a converter o a cartuccia. La penna è in MiCart, appunto, come che dà il nome stesso alla penna. Poi magari approfondiremo un po' cos'è questo materiale, però questo lo faremo nella recensione. E insieme alla penna ci viene fornito quest'altra sezione di scrittura nera in plastica. La penna è fornita già di una sezione di scrittura sempre in MiCart, però possiamo togliere questa e avvitarci questa nera in plastica e qui andare ad innestare il pendino. Perché la MiCart è un materiale che può assorbire l'inchiostro quando entra nel
nel calamaio e quindi può sporcarsi e potrebbe non togliersi il colore dell'inchiostro dalla sezione di scrittura o dalla penna se questa si sporca. Quindi ci hanno dato in dotazione quest'ago per caricare il converter, oppure se vogliamo intingere direttamente la sezione di scrittura all'interno del calamaio e caricare il converter, ci conviene svitare il pennino dalla sezione di scrittura imbicarta ed innestarlo in questa sezione di scrittura nera che pure se si sporca l'inchiostro la possiamo pulire perché non assorbe il materiale. La sensazione che ci dà tenendola in mano è quella del legno, anche il calore che ci dà è quello del legno, però non è legno, anche se può sembrare, poi come vi ho già detto ne parleremo più in dettaglio durante la recensione del materiale micarta. Io vi ringrazio per aver guardato il video, mi scuso per aver pubblicato due unboxing consecutivi, ma era necessario pubblicare questo perché non riuscivo a mantenere per me la bellezza di questa penna, la volevo condividere con voi e iscrivetevi al canale così voi potrete vedere anche la recensione di questa penna. Vi ringrazio per aver guardato il video e vi do appuntamento nei prossimi giorni per nuove recensioni. Grazie e a presto.